Però dobbiamo essere presenti che anche se Paganini è stato il fondamento di questa idea, gli anni di Paganini sono stati anche brevi, ma lui ha suonato molto meno di Liszt. Cioè, qualcuno ha calcolato, Liszt ha suonato in questi 9 anni una quantità straordinaria di concerti, tipo 800 concerti, e ha suonato dappertutto in Europa, quasi solo in Italia ha suonato poco. Cioè, il paese che più amava e dove ha passato moltissimo tempo e dove, quando poteva scegliere per passare il tempo, passava in Italia, però i paesi dove sono, e potete anche immaginare perché. Perché lì, innanzitutto a Milano, detestava Milano, diceva che il pubblico peggiore del mondo è Milano, e innanzitutto diceva che il più grande fiasco della vita fu alla Scala. Potete immaginare perché? Perché l'Italia è il regno dell'opera, e l'opera era un po', che lui creava un nuovo mezzo che doveva essere popolare come l'opera, ma in Italia aveva, la gente voleva l'opera pura. E infatti c'è questo esempio che avrò raccontato, che vale la pena essere anche ripetuto, di Liszt, che quando ha suonato l'unica volta alla Scala, è praticamente messa a pubblico, è partito prima della fine del concerto, e perché c'era una certa, non mi ricordo più come si chiamava, credo che fosse un duca o qualcosa del genere, Marchesa, non so, beh, qualcuno che aveva dalla aristocrazia, che era la persona che contava. A Milano c'è sempre, comunque, questo non è cambiato, Milano è rimasta quale tale, c'è una persona che conta, cui voce conta, basta. E quello diceva a un certo punto che vengo ai concerti per essere divertito, non per avere una lezione. Perché era il fatto che lì volesse suonare anche Beethoven, volesse anche suonare musica seria, non era un divertimento, quindi lui se ne andò e molti lo seguirono, insomma, perché sembrava, però lì ha suonato, per esempio, non so, 36 concerti nel Portogallo, 28 concerti nell'Irlanda. Possiamo immaginare nel 1840 cosa fossero le condizioni di viaggio, gli alberghi, i pianoforti. Lui doveva viaggiare con 4, 5, 6 pianoforti, perché lui poi distruggeva i pianoforti e poi aveva l'abitudine di mettere 2 pianoforti perché ogni parte del pubblico potesse guardare e ammirare la sua faccia dell'aspetto buono, cioè la silhouette. E poi ovviamente c'era forse anche un po' il trucco di far saltare qualcosa, come faceva Paganini, che faceva saltare una corda per far vedere se doveva suonare con solo 3, lì faceva probabilmente delle cose... è anche vero che probabilmente rompeva i pianoforti per il tipo di musica che suonava e anche perché come suonava, insomma, con una forza e con una bilanchezza, diciamo. Liszt però, andiamo un po' indietro, Liszt arriva a Parigi, già pianista formato, aveva già studiato, come vi ricordate, a Vienna, con Czerny innanzitutto, un po' con Salieri, ma Czerny è stato il suo grande maestro, come base cultura viennese. Arriva a Parigi, ragazzo curioso, già con certe tendenze molto mistiche, religiose, e un po' vede il mondo, vede già che lui è il più bravo di tutti. Una delle cose di cui poi parlerò molto nel contesto dell'Hexameron, è che era comunque sempre chiaro a chi conosceva, a chi capiva il pianoforte, che Liszt era il più bravo di tutti. Liszt aveva però bisogno, e questo vedremo, di rivali, perché se è semplicemente il più bravo non c'è gara, non c'è, è noioso. Quindi vedremo anche un caso molto clamoroso dove Liszt crea una specie di rivale. E in contesto a Parigi ancora c'è, cominciano a nascere questi salotti, questo ambiente di ricchi, di nuovi ricchi. Poi nel 30 ci fu già la rivolta, la commune, 7 giorni, eccetera, eccetera, che fu stroncato lì, simpatico, cioè aveva tutte le simpatie della parte di chi faceva la rivoluzione, era rivoluzionario, nonostante anche ancora dei contrasti che vedremo anche nell'Hexameron stesso, che lì aveva come atteggiamento politico unico tra tutti questi compositori, solo Wagner, diciamo, per un certo periodo. Le simpatie erano assolutamente per tutte le forze della liberazione, del cambio, della rivoluzione addirittura.
mentre lui continuava a essere strapagato dall'aristocrazia, dalle forze di potere. Anche qualche volta, che vedremo innanzitutto per Funerae, che sarà nel programma di dopodomani, aveva anche dei problemi quasi di coscienza in questo riguardo. E Liszt vede però che suonare a Parigi, tra questi nuovi riti, non era per lui una vita soddisfacente, né artisticamente, né non gli dava abbastanza la possibilità di dimostrare la bravura, né pianistica, né come compositore. E in un periodo, questi anni, parlo ora da 1830 a 35, che Liszt anche comincia a le prime esperienze religiose, di cui parleremo, una tentativa di creare un linguaggio di musica religiosa, insomma c'è un periodo, conosce tutto l'ambiente, conosce Berlioz, conosce Chopin, ha già conosciuto Mendelssohn e Schumann prima, poi conosce tutto un altro gruppo di pianisti, è un momento del pianoforte, e questo è un basso rilievo fondamentale. Il pianoforte era già stato inventato quasi un secolo prima, ma il pianoforte negli anni 30 dell'Ottocento comincia a essere il re degli strumenti. È il momento magico del pianoforte. Infatti dice Heinrich Heine che a Parigi ovunque c'è il pianoforte, i pianisti crescono a Parigi come funghi dopo una forte pioggia, dice, che ognuno vuole essere pianista e se non lo è fa finta di esserlo. Dice che lui ovviamente con questo suo tono ironico parla molto del pianoforte a Parigi. Il pianoforte, mentre il violino è uno strumento di gruppo, di musica da camera, di orchestra, un strumento anche difficile suonare per arrivare a un punto di decenza, proprio di essere tollerabile, il pianoforte poi come mobile, come è perfetto per il salotto, perfetto anche per questa immagine del questa nuova aristocrazia, della borghesia. E poi, e questo anche riflette, come spesso è il caso, la tecnologia, perché è il momento quando il pianoforte subisce una grande evoluzione, che praticamente passa dalla morte di Beethoven nel 27, ancora siamo nel mondo del fortecamo, praticamente, cioè del pianoforte molto limitato, del pianoforte molto collegato con il classicismo, col Settecento. E praticamente fra 30 anni avremo quello che praticamente è il pianoforte moderno, col quadro di acciaio, con sempre più forte, sempre più. Ovviamente ci sono molte deviazioni e vedremo, ci sono tante visioni del pianoforte, e poi quello che vincerà sarà la visione di Liszt, la visione del pianoforte brillante, orchestrale, e questo è un altro elemento importante, che può fare da solo. Una cosa che manca nella Parigi del 1830 e che Liszt poi inventa è l'idea del pianoforte come uno strumento sufficiente, autosufficiente, esatto, che non esisteva. Questo l'avevo, ricordo che ne avevo parlato nell'anno del ciclo di Beethoven, che come vendita di musica e come anche testimonianze di ogni genere, il testo più popolare di Beethoven era la sonata pianoforte Caro di Luna. Però qualcuno ha fatto dottorato prendendo tutti i programmi di concerti pubblici, da 1800-1810, il decennio proprio del Caro di Luna, e non c'è stata una sola esecuzione pubblica del Caro di Luna o di nessun altro sonata per pianoforte. Era ancora considerata musica per fare in casa, non in concerto. E ancora nel 1830 abbiamo un po' questo atteggiamento. La musica per pianoforte solo è una cosa di fare per sé, in casa, per gli amici, ma non in concerto. E difatti vediamo con Chopin e con quello che sarà il primo pezzo del programma, le variazioni sull'accidente della mano, Chopin, come giovane compositore, con radici molto forti nel passato, nel classicismo, più ancora di Mozart che Beethoven, però che fa parte anche del suo mondo,
per tutti i pezzi, senza eccezione, che lui scrisse per farsi bilare, per farsi conoscere come pianista e compositore, furono con l'accompagnamento di orchestra. Non che lui avesse un grande interesse, però di fatto le parti costare sono in certi casi completamente superflui. Io suonerò le variazioni di Bacio della Mano senza l'orchestra, eliminando i passaggi di transizione, che sono lì perché senza l'orchestra il pezzo non poteva essere abbastanza importante. Non era importante senza l'orchestra. Difatti vedremo che già ancora ci sono tracce di questo atteggiamento nell'esame, che questa idea che senza l'orchestra il pianoforte non è autosufficiente. E questo è Liszt che cambia. Questo periodo di transizione di esperienze è che lui realizza questa idea, questa immagine, questo progetto di creare quello che lui ha poi inventato, il titolo Recital, il recital di un solo pianista che avrebbe suonato da sé, da solo. Che è vero che Liszt anche spesso aveva nei suoi concerti interventi di un soprano, di un cantante, di un violoncellista, di qualche altre cose. Però consisteva innanzitutto del pianoforte da solo. E questo è già un e ovviamente questo apriva per il concerto pubblico completamente nuovi mondi, perché anche come preposti. Il pianista in quell'epoca arrivava col proprio pianoforte, quindi c'era una sola persona che suonava, no? Cioè le complicazioni anche logistiche di non avere l'orchestra, di non avere tante persone, anche se in quell'epoca questi problemi erano molto meno difficili di oggi, non avevano, i poveri musicisti dovevano lavorare sodo e ancora forse peggio pagati allora che non oggi, ma insomma. Poi, un'altra cosa che cambia in modo fondamentale con questi anni di viaggi di Liszt è, mentre nel 1930 Parigi è assolutamente il cuore del mondo della musica, il nuovo cuore, sia innanzitutto direi l'opera, con ora il Grand Opera, questa nuova visione dell'opera come lo spettacolo, spettacolare, spesso molto volgare, basato sul colpo di teatro, cioè il più grande successo della storia dell'opera è Robert le Diable di Meyerbeer, e innanzitutto la scena con le suore morte, risuscitate diabolicamente, che questo balletto delle suore morte patinando, che è proprio il colmo assoluto che hanno fatto tipo 450 recite di fila, e che non c'è mai stato successo uguale, ovviamente un successo di un certo tipo, però questo riflette questo, e Parigi è anche il cuore del pianoforte, del pianismo, tutti che vogliono fare la carriera, tutti che vogliono farsi conoscere, tutti che contano devono venire a Parigi, anche Wagner stesso venne a Parigi perché è Parigi, però Liszt che parte da Parigi per fare queste tournée e poi torna molto poco a Parigi, e in un certo senso crea una grande espansione del mondo musicale e comincia a creare questi polli, che sono qualche volta polli opposti, dove ci sono dopo successivamente anche delle guerre della cultura tra Lipsia, cioè il cuore del conservatismo, il cuore del classicismo, anche perché forse casa di Mendelssohn e casa di Fichte importanti, Vienna con le sue tradizioni, anche le tradizioni di persona, e poi un po' tutto il mondo, Berlino, i paesi slavi, un po' tutto, e quindi questa espansione è anche dovuta un po' a questi anni di grande tournée. C'è un altro elemento che è fondamentale per tutti i pezzi di questo programma, anche nelle epoche successive. Era un momento, Parigi nel 1830, quando c'era la creazione, diciamo, di una comunità di pianisti, di musicisti, che si conoscevano, che si frequentavano, che qualche volta si odiavano, ma che
c'era una autofertilizzazione, che uno fertilizzava l'altro, che uno prendeva dell'altro, uno che magari anche come reazione negativa non faceva così perché l'altro faceva così, ma si conoscevano tutti. Questo non è vero che, per esempio, Mozart e Haydn si conoscevano e vivevano per un certo periodo a Vienna, anche se Haydn non era quasi mai a Vienna. Però non c'era questo senso di proprio di comunità di musicisti a questo livello quanto a Parigi negli anni 30. O, per andare molto ora in un altro contesto, a Vienna, nel 1900-1920, o a New York, negli anni 40-50, per il mondo del jazz, come vedremo. Quindi questo è un elemento fondamentale in questo tipo di pianismo che discuteremo stasera, di questo tipo dell'immagine del pianista tra pianisti che scrive sia per questo pubblico che si appiccica a lui e conosce molto bene quello che fa, un pubblico di conoscitori, forse non di grande cultura, ma conoscono quella cultura, quel pianismo, quella musica, quello stile, e anche degli altri. Quando suonava Liszt o Thalberg o Chopin poche volte, o Pixis, c'era in pubblico sempre moltissimi altri pianisti, come quando suonava Friedman o Hoffman o Pachman o Rachmaninoff, anche se suonava poco, c'era sempre tanti pianisti in sala, o come quando suonavano i grandi jazzisti, tipo Art Tatum o Oscar Peterson o Thelonious Monk. C'erano sempre questo gruppo, sia il pubblico ma anche i colleghi che andavano, magari si detestavano, ma si conoscevano benissimo. C'è questo senso di comunità che è un elemento che non c'è sempre stato, ci sono molti periodi, tutta l'ultima parte dell'Ottocento non è così, ma è così in questa epoca dell'Hexameron. Ok. L'altra cosa che questo programma ha in comune, tutti i pezzi, è che sono tutte delle trascrizioni. La trascrizione è semplicemente, nel senso più largo, più complesso, è delle composizioni che hanno come base, come punto di partenza, composizioni già esistenti, preesistenti. Come idea, questo c'è nella musica, credo, dall'inizio. Se pensiamo che già Ars Nova, in Francia, in Belgio, all'inizio del 300, anche nei pezzi laici, nei pezzi qualche volta amorosi, pezzi molto molto laici, quasi pornografici, mettevano come il basso, loro chiamavano tenore, frammenti di canto gregoriano. Perché dava, non so, è complicato dire esattamente perché, non era proprio un pubblico normale, non c'era un pubblico, ma non avrebbe potuto distinguere perché andava così lento spesso, però dava qualcosa di consistente, dava una serietà, se vogliamo, a questa musica. Poi abbiamo, per esempio, nel 400-500, questa moda straordinaria, che diventa quasi una mania, di basare composizioni, anche messe intere, su frammenti di canti popolari. C'è questo canto La Marne, quante messe sulla Mamè ci sono nel 500? Centinaia, certamente. Anche lì c'è un po' il gioco tra i compositori, di far vedere quante cose potevano, in quante maniere potevano trasformare questa melodia un po' banale, un po' così. Quindi non è proprio invece per il pubblico. Poi, durante tutto il 700 ci sono le variazioni su temi di altri compositori. In qualche caso sì, sono dei temi anche molto popolari, ma anche lì lo spirito è uno spirito anche spesso strumentale, pedagogico. Le variazioni di Mozart sì, che sono quasi sempre su temi di altri compositori, qualche volta temi anche famosi, ma non è questione di sfruttare una melodia, una composizione molto amata, molto popolare. Beh, è semplicemente per dare una base, per fare una serie di variazioni con scopo sia pedagogico per il pianoforte, sia come la sfida per il compositore di mostrare quanto è bravo a trasformare, a cambiare, a creare possibilità nuove e inaspettabili da questa musica preesistente.
E invece comincia proprio con Chopin, con una delle primissime opere, proprio con questo atteggiamento, quello che comincia il programma, L'acido nella mano, il desiderio di prendere temi popolari e di sfruttarli anche in modo per sfruttare anche il proprio virtuosismo, di creare un linguaggio strumentale, pianistico, personale, per far brillare tutte le cose che io faccio bene, utilizzando un tema molto conosciuto. E una cosa che tutte le composizioni di stasera hanno in comune, che o si trattano di pezzi che ognuno nel pubblico avrebbe conosciuto benissimo, che ci sarebbe stato subito questo di riconoscenza quando si conosce. Conoscete ancora nel mondo di musica popolare che quando comincia a cantare qualcosa è una canzone che tutti conoscono, cioè magari qualche applauso, qualcosa del pubblico, qualche reazione. Era proprio così, che volevano questa reazione. E difatti suonare le trascrizioni di questo periodo per il pubblico di oggi in un certo senso è una sfida impossibile, perché non conosciamo più. Se Liszt o altri compositori prendevano temi di opere di Meyerbeer o di Fontini o di Herold o di compositori di cui non conosciamo neanche più i nomi, e lo facevano non perché ammiravano particolarmente questa musica, qualche volta sì, qualche volta no, ma perché tutti conoscevano, perché ci sarebbe stata questa reazione di perché tutti avrebbero riconosciuto. E se lo sono oggi e non, per esempio qui magari in Italia insieme dell'Hexameron e di suoni la tromba di Bellini, da voi c'è qualcuno che lo conosce, se lo suona in America non conosce nessuno, sì qualche melomane si dice. Sì, il problema è che quelli non vengono a concerti di pianisti, quindi, quindi invece in quell'epoca sì, erano queste stesse persone che tutti conoscevano a memoria, probabilmente facevano come fanno lì quando sono a Venezia, la canzonetta gondoliera, quella della biondina in barcoletta, che tutti cantano, che io sto suonando e sento tutti pubblico che canta con me, è alla volta divertente e fastidioso. Ma sicuramente era così, e questo è un elemento importantissimo. O il testo in sé è conosciutissimo, la stessa cosa per le canzoni americane, che questi compositori, per la maggior parte, o separava completamente le composizioni originali e quelle che sono trascrizioni di altre cose, o scrivevano solo trascrizioni. Thalberg, per esempio, non ha mai scritto un pezzo, cioè non ha mai suonato niente che non fosse suo, e le cose sue erano sempre prese di altre persone. Non suonavano. Noi guardiamo i programmi di Liszt e diciamo, Dio, quante cose sue suonava. Invece dovremmo dire il contrario. Dio è il primo. Non è mai successo prima. Non siamo bravi come una volta. Un solo emersoto. Ha visto troppe cose. Sono quasi pronto per il pianoforte. Ci siamo? Scusate. Non andate via. Fai tutto quello che vuoi. Okay. Operazione delicata. Quindi questo elemento di riconoscere, e più spesso questa melodia famosa, questi temi famosi, erano velati, cioè nascosti, però nascosti, però riconoscibili. Questo è un po' il gioco, di sentire... È quello? Sì, è quello. Questo fa parte del gioco. Questo insieme col fatto di poi far brillare il pianismo personale. E questo è un po' il cuore di questo programma, di esaminare come i vari compositori hanno fatto proprio questo gioco. Qualche volta, e questo vedremo in Le Soirée de Vienne di Liszt e anche nella trascrizione della Sinfonia di Mahler, non si tratta talmente di testi particolari, di riconoscere il testo, ma di riconoscere il genere.
di evocare un mondo preciso, un mondo con nostalgia, in tutti e due i casi con nostalgia. Ma con, cioè, non credo che quando lì suonava, e suonava molto spesso le soirée di Vienne, sono tra i pezzi che più suonava, che sono basati su Lenner e Walter e altre danze di Schubert. Questi pezzi di Schubert non sono famosi, non sono famosi oggi e non erano certamente famosi allora. E poi sono talmente trasformate che sono uno che deve trovare tutti questi temi, l'origine, non è un compito facile di trovare. Ma però quello che evoca completamente è quel mondo, il mondo della danza viennese, della vecchia Vienna, insomma, che già per Liszt personalmente e già per questo mondo per cui lui suonava creava una certa atmosfera. Allora o un'atmosfera molto precisa da evocare o composizioni molto molto famose. Bene, andiamo, mi metto di là e cominciamo con il primo pezzo del programma, sono le variazioni sulla Fide del Novano, è originalmente con orchestra, di Chopin che lui scrisse ancora in Polonia, prima delle sue prime tournée, probabilmente a 18 anni l'aveva già scritto, è il pezzo che suonava quando Robert Schumann scrisse quell'articolo famosissimo, il cappello è arrivato un genio, che sembra strano perché per noi oggi non è forse questo pezzo geniale se pensiamo a quello che Chopin ha poi scritto dopo, però è un momento molto molto significativo sia per la storia della trascrizione, del virtuosismo pianistico e del pianoforte, proprio come invenzione pianistica e rappresenta è un elemento che Chopin credo forse è stato il primo che diventa molto molto di rigore di questo tipo di composizione, mentre nel passato le variazioni cominciavano sempre col tema. Pensiamo a tutte le variazioni di Mozart, di Beethoven, Goldberg, eccetera, eccetera, di Haydn, di Handel, il tema. Invece no, cominciare col tema è troppo evidente e poi toglie questo piacere di riconoscere. Allora comincia con tutta una introduzione dove elementi del tema si fanno vedere, cioè appaiono e poi se ne vanno, e questo permette prima poi al compositore di un po' improvvisare, per così dire, sul tema, sugli elementi del tema, quindi è un momento di fantasia per il compositore, molto più fantasioso che la variazione in sé, che è abbastanza limitata, può fare tante cose, però secondo me anche crea un elemento molto importante, che l'arrivo del tema è già un punto culminante, è già un punto di arrivo, perché c'è stata tutta questa preparazione per il tema, e poi, il tema. E quindi, ovviamente in questo caso, tutti sapevano cosa sarebbe stato il tema, però è sempre... Quindi, Chopin, praticamente, in tutta questa introduzione, che è la parte più bella di questo pezzo, si limita... Tutti conosciamo questo tema, solo con le prime note. E poi dopo quando comincia il pianoforte, anche se suono tutto, non è proprio una variazione, però evoca questo tema, si sente un po' i frammenti del tema. Devo tornare indietro per secondo. Vuoi tornare indietro? No, vado solo avanti oggi. Un'altra cosa che diventa classico di questo tipo di composizione, il pianista, il compositore pianista, deve anche già all'inizio non solo presentare qualche traccia della melodia famosa, ma deve anche dare al pubblico, avido di grande sensazione, qualcosa tra le specialità della casa. E c'è sempre all'inizio qualcosa di molto difficile e di molto, molto personale, proprio una cosa molto personale. E questo abbiamo qui, che nel mezzo di... Comincerò, voi non avete la prima battuta che suona, poi perché comincia... Quando è quel frammento del tema...
quasi impossibile. Insomma, uno di quei passaggi che si fa quello che si può, però era evidentemente una specialità della casa, una cosa che faceva Chopin. Difatti è un tipo di passaggio che non trovo nessun altro pezzo di nessuno. Innanzitutto tra i sassi neri e i sassi bianchi diventa... Sì, gli veniva bene. Innanzitutto aveva 18 anni, e 18 anni si fanno queste cose anche con delle vocure. Questo è molto tipico. Se esaminiamo pezzi di questo tipo, c'è quasi sempre verso l'inizio qualche esempio di qualche specialità del pianista, perché deve dare, il pubblico non deve aspettare troppo per avere qualcosa di speciale. Andiamo avanti. Sì, anche qui abbiamo particolarità proprio di Chopin, che è già stilistico. Come lui sempre, basandosi solo sulle primissime note di questo tema, questa chiusura che è talmente chopiniana già, questa un po' di melanconia, delicatezza, tutto, è sempre nell'ambito di questa quasi improvvisazione su questo tema. Andiamo, c'è. Sì, e questo è un altro esempio di questo, siamo sempre nell'introduzione. Forse comincerò anche qui una battuta prima dell'inizio dell'esempio, perché comincia la frase. E questo vediamo già come Chopin, già nel 1828-29, aveva già creato questa immagine delle possibilità che nessun altro aveva fatto. Questo è proprio originale. C'era forse questo filo di melodia, questa trasparentezza di suono, questa delicatezza di passaggi di Jufferlet, che si dice Jufferlet proprio perché nasce questo periodo a Parigi come concezione del suono pianistica. Ora sono qui. Non dovete suonare ora, ma non è particolarmente difficile, solo che è difficile suonare a bova, per tutto questo già mondo di Chopin. Questo è semplicemente per far vedere, quando c'è il tema, lui lo riduce a più semplice possibile, anzi è quasi più semplice che non nell'originale. Cosa che io ho sempre trovato molto strano di questo pezzo, che Chopin si limita solo di questa parte, cioè dopo andiamo, tutta questa parte lì non usa, usa solo la prima parte di l'accidente della mano, non andiamo, tutta questa parte non lo fa, fa solo, forse la parte meno interessante. Devo dire, per questo tipo di variazioni, per questo tipo di trascrizione più semplice, più fondamentale, se diciamo, che la melodia, meglio va, perché è un po' una carta bianca su cui scrivere, se ci sono molti dettagli già precisi da fare, sono delle limitazioni nelle variazioni. Quindi spesso, non per caso che Beethoven aveva, cioè, le più grandi variazioni di Beethoven sul tema di Diabelli, è un tema proprio, come diceva Beethoven stesso, che non vale niente, è solo... gli dava un punto di pazienza per fare le sue grandi fantasie. Andiamo avanti. Anzi, questo per far vedere subito della prima versione, la prima variazione proprio, che Chopin già ha creato un virtuosismo pianistico che per fortuna posso dire che lui non ha quasi mai più ripreso. Questo come virtuosismo insieme con il studio opera 10 è la cosa più difficile di Chopin, se parliamo solo proprio, lui è giovane e vuol dimostrare la bravura e lo fa. Comincio per non cominciare proprio da niente. Finisco il tema. Molti aspetti del tutto nuovo, i salti di mano, il doppio note, tutte queste
che non esisteva, che pensiamo che questo è stato scritto un anno dopo la morte di Beethoven. Non, sì, certe delle cose già in cerni, nei metodi pianistici che scrivevano sono già qui, i salti di mano, doppie note, ma mettere tutto insieme in un ambito talmente brillante e talmente di bravura, di far, guardate quanto sono bravo, è tutto lì, proprio questo è l'atteggiamento estremo. Ok? Andiamo? Sì, questo, non faccio vedere tutte le variazioni, questa è la variazione per la mano sinistra, per far vedere che ancora ciò che è legato alla tradizione di Mozart, un pochettino, molte delle variazioni, la prima è per la mano destra, la seconda mano sinistra, poi ci sono terzine, poi ci sono trilli, è molto, c'è un formulaico, c'è un, Chopin no, però anche qui, questo è delle variazioni, quello più legato alla concezione tradizionale della variazione. Però è sempre questo spirito un po' galante, un po' acidicolo, un po' che sì, perché tutto sommato è anche si adatta abbastanza bene al tema. Vediamo, non so se ho preso i salti. Sì, avrò preso i salti. Questa è un'altra variazione malfamata, diciamo, perché è così difficile. Solo di salti, e difatti è talmente difficile che c'è un'altra versione, che fece pubblicare la sua versione semplificata. Stranamente, quando si suona con l'orchestra è meno difficile, perché l'orchestra dà un fondamento. Tutto questo pezzo è molto meno difficile con l'orchestra, perché, anche perché diventa una specie di copertura. E così via. È interessante, però un elemento anche molto buco di questa variazione, che Schumann, come sappiamo, aveva scritto dopo l'esecuzione di questo pezzo a Vienna di Chopin. Questo fa il colpo di genio, eccetera, eccetera. E questa tecnica troviamo in un passaggio, la fantasia di Schumann, alla fine del secondo tempo, che è scritto 10 anni dopo. Quasi esattamente la stessa cosa. Sì. Meno difficile, Schumann. Solo che è più difficile il contesto, perché Chopin sei già in un mondo talmente virtuoso che invece Schumann, e nel mezzo di un pezzo molto serio, hai questo passaggio di grande bravura e sei molto spaventoso. E infatti è stato la caduta di molti pianisti. E invece, compreso me, a questo la penultima variazione, per forza, è adagio, è molto drammatico, però qui Chopin anche dimostra per la prima volta tra le variazioni anche una grande originalità nel contesto armonico, non, è più come composizione più interessante, non solo come scrittura pianistica. Quindi è molto originale, molto interessante. E secondo me, come musica, la variazione è più bella. Non so se ho preso un altro passaggio di questo o ho passato direttamente alla polacca. Sì. L'ultima variazione è una polacca, o alla polacca. Lì abbiamo forse uno dei primissimi esempi in Chopin, anche di questo suo desiderio di dimostrare anche il nazionalismo, utilizzando una danza polacca. La polacca come danza musicale esiste, Bach ha scritto la polacca, però con questo senso della fierezza, questo quasi militare, e poi anche questo
dimostra il desiderio di Chopin non solo di dimostrare il nuovo virtuosismo pianistico, le nuove possibilità di virtuosismo pianistico, ma di far vedere come il pianoforte può rendere gli effetti che facevano i grandi soprani nelle opere del canto, cioè nella cabaletta. Questo tipo, non solo brillante nel senso pianistico, ma proprio brillante come il cantante, proprio nel bel canto, che Chopin in questa epoca ammirava moltissimo. Possiamo immaginare il soprano che fa tutti così, tutto è molto molto proprio da soprano. Abbiamo, credo che questo sia l'ultimo. Sì, ok, benissimo. Dunque, finito l'accidente, passiamo a Hexameron. Devo parlare ora un pochettino della storia di questa composizione. Hexameron, questo è la copertina. Che voglio anche discutere, un elemento interessante, però prima do un po' di storia. La principessa Belgioiosa, ovviamente italiana, aveva uno dei salotti più brillanti a Parigi, e lei tra le varie principesse, duchesse, eccetera, eccetera, a Parigi, ovviamente tra queste non c'erano mai francesi, perché quelle avevano già perso la testa nella rivoluzione, quindi avevano attirato tutta l'aristocrazia del resto dell'Europa, ma quelli proprio francesi c'erano ben pochi, salvo quelli ricreati da Napoleone II, cioè da dopo, ma la vecchia aristocrazia francese non rimaneva tantissimo a Parigi. Qualcuno sì, ma però è straordinario vedere quanti nomi della princesse con nome polacco o russo e così via. Ma questa Belgioiosa era molto nota per essere una che spingeva molto le cause politiche liberali. Sì, era molto... E difatti, non per caso che appena arrivata a Parigi creava questo legame con Liszt, che anche Liszt aveva questo senso molto, che parleremo anche del fondamento religioso proprio in questo slancio proprio di Liszt, desiderio di utilizzare la sua bravura e il suo nome come compositore per le cause liberali e le cause progressiste, diciamo. E la Belgioiosa aveva questo salotto e che ha avuto l'idea di far suonare 6 o 7 o 8 dei più grandi pianisti del mondo insieme, che tutti questi pianisti si conoscevano benissimo, si sentivano, si ascoltavano, insieme a casa sua per un grande concerto di beneficenza per i poveri di Europa. Credo che dice qua beneficenza e povera, ma le povere in questo caso erano precisamente profughi innanzitutto dalle varie, per esempio da Polonia, dalla Russia, dall'Italia, da dove c'erano stati delle rivoluzioni, movimenti rivoluzionari, e i profughi che erano poi arrivati a Parigi o in altri paesi. Quello che è molto, ecco, questo concerto è in un certo senso il più famoso concerto pianistico della storia, e quello che innanzitutto notevole di questo concerto è più famoso e non avvenne mai, non successe mai, non ci fu mai. Questo concerto non ci fu mai. Non ci fu mai perché il compositore, questo molto classico, innanzitutto Chopin, erano in ritardo. Lei aveva fissato una data e le composizioni non arrivavano. Quindi, che si sappia, non è mai stato eseguito. Cioè, non come concepito. Non è mai stato eseguito da questi 6 pianisti famosissimi insieme nel soggiorno, probabilmente con prezzi astronomici, fuori, non è mai successo. Al suo posto è successo una gara tra Liszt e Falder. Chopin non l'avrebbe mai fatto. Chopin era troppo aristocratico, troppo altero, troppo fine, troppo snob, no. Ma, e lì c'è un po' tutto, anche a livello di aneddoto, tra Liszt e Thalberg. Thalberg, che è un pianista tedesco, era venuto a Parigi nel 35-36
e ha fatto un grandissimo successo, anche innanzitutto un successo popolare, anche perché un uomo elegante, aristocratico, non si muoveva quando suonava, molto diverso di Liszt, era molto più spettacolare, giovane, e aveva un grande successo, come diceva, anche se già Chopin, che era presente, diceva che accanto a Liszt, questo qui suona come mio cuoco, che cioè non è niente accanto a Liszt. E credo che nessun pianista serio avrebbe mai potuto veramente parlare, per il pubblico poi Paldrick era il grosso nome. Però se avete presente che Liszt non c'era, dove era Liszt nel 35-36? Era già in Svizzera con la Contessa Gu, che era incinta, e che siccome aveva il marito a Parigi, e alla figlia a Parigi doveva andare via, per forza. Quindi Liszt non c'era durante tutto questo periodo. E Liszt, ovviamente, però, aveva sentito del successone di questo Thalberg, eccetera, eccetera, e Liszt voleva creare un po' questa rivincita, questa, perché lui sapeva benissimo, quello che ci sarebbe stata la gara, con Liszt non c'erano le gare, non gare negli occhi di persone che contavano. Se uno, la persona capace di confondere Liszt e la sua bravura e Thalberg, non contava per Liszt comunque, quindi non era una cosa seria. Però lui capiva benissimo, lui che era proprio nel momento di cominciare a vedere la possibilità di fare dei grandi suoni. Siamo proprio all'alba, subito prima dell'inizio delle grandi suoni di Liszt, come propaganda, come pubblicità fantastica di creare questa gara. E questo si vede, ripeto benissimo, questo è il copertino della prima edizione di questo pezzo, e vediamo Liszt, Albert, due grossi nomi, e poi un piccolo, altri pianisti, Pixis, Henri Elf, Czerny e poi Chopin. Chopin è così piccolo, e uno potrebbe pensare che Liszt e Thalberg sono i grandi protagonisti, poi questi altri sono un po' i pianisti piccoli che hanno dovuto. E quello che è interessante è che questa parte, che Thalberg assolutamente accanto a Chopin è veramente meno di niente, proprio meno di niente, come compositore anche come pianista, ma Liszt di questa composizione ha scritto almeno il 75%, forse 80%, Thalberg al massimo 5%. Però uno che guarda così penserebbe che loro hanno scritto, che quindi Liszt, al contrario, non dice Hexameron di Franz Liszt con l'aiuto di questi cinque amici pianisti, non fa il contrario, perché capisce che alzando il rivale, alza se stesso. Quindi come idea propagandistica è geniale, Liszt per queste cose era sempre geniale. Tra Pate e Thalberg, pochi di noi conoscono, Pixis e Herz erano due, Pixis era professore, e Chopin ha dedicato dei pezzi a lui, e Herz era anche un pianista a Parigi che aveva una fabbrica di pianoforti. Liszt e Chopin avevano tutti e due una fabbrica non personale, ma erano molto collegati con la costruzione di pianoforti, Chopin con Pleyel, Liszt con Erard. E Herz anche c'era un pianoforte Herz, molto leggera, molto alla vecchia, vecchio modo di pianismo. Czerny, che era stato sempre a Vienna, Liszt fece venire a Parigi, perché ormai Parigi era la città che contava. E difatti per Liszt era molto importante, voleva aiutare e sostenere il suo maestro. E bisogna dire che Czerny è stato all'altezza, almeno per la radiazione in questo senso, che forse è la più difficile, o insieme con quello di Pixis. Quello di Pixis è veramente difficile. E poi Chopin, ma quello della versione di Chopin è anche curioso. Ovviamente per Liszt e per chi capiva la musica, la presenza di Chopin era il sine qua non. E quello che mettono alla fine è così piccolo. C'è una piccola variazione che ha scritto, e infatti è stato Chopin che innanzitutto fece fallire l'occasione, perché Chopin non aveva... Io avrei forse dei dubbi che questa variazione di Chopin sia veramente di Chopin, ma non ho nessun titolo di dirlo, solo che non mi sembra molto, molto chopiniano. Ok, vediamo un po' il testo. Sì, dunque, qui abbiamo, sì, tutto l'inizio è di Liszt, l'introduzione, e lui introduce una parte, questo tema famoso, fa sentire solo una parte. Invece lui introduce, e ci sarà in tutti gli interludi anche della coda, tutto di Liszt,
un altro elemento, questo dall'inizio, che non viene da Bellini, non è di Liszt. Non è indicato. Io ho guardato tutta la partitura, non c'è, in tutta, io non conosco i puritani, ma ho guardato, no, semplicemente Liszt voleva qualcosa che potesse utilizzare come punto di transizione, per avere qualcosa di diverso, per non ripetere sopra gli elementi del tema, anzi come è un'ottima idea. Come nel Chopin, non comincia col tema, deve far aspettare. Introduzione utilizzando molto suo tema personale. Un'altra piccola cosa, prima di scusi, poi ritornare dietro, un solo. Un'altra piccola cosa, vede che c'è le due possibilità per due tipi di pianoforte. C'è quello principale e quello per pianoforte a fiso tab. Quello sarebbe il vecchio pianoforte piccolo. Liszt fa anche propaganda per il suo pianoforte. Il suo Erard, che era l'unico più grande, che aveva tutte queste note aggiunte, e molti passaggi di questo pezzo. Cioè, è questo un po' come se punge la gente che voi, che avete ancora questi vecchi pianoforti, dovete andare a comprare un Erard, che ha tutte queste note. Quindi, c'è anche un elemento. Questo è un pezzo molto commerciale, forse il più commerciale di tutta la storia del pianoforte. Ora possiamo andare avanti. Ah sì, qui anche vediamo che Liszt crea nell'introduzione delle possibilità armoniche e anche come atmosfera che ovviamente non ci sono nell'originale, diventa pacifico, triste, espressivo. E anche modulazione. Che Bellini non avrebbe fatto e che nessuno degli altri compositori, in tutto questo pezzo è molto più audace, molto più originale, anzitutto armonicamente, che non i suoi contemporanei. Andiamo avanti. Qui avremo il tema. E il tema, a parte l'occasione di fare, mentre vi ricordate che Chopin mette il tema semplice possibile, Liszt invece mette il tema più brillante possibile, cioè innanzitutto per far vedere una delle grandi specialità, questa tecnica massiccia, questa tecnica di Liszt. E così via, e diventa, cioè, è faticoso poi, tante ottave. Ma insomma, quindi molto molto enfatico, però il tema anche cioè l'originale è abbastanza enfatico come spirito. Dunque, ora siamo prima variazione, questa variazione come vedete ST Sigismund Thalberg, questa è la variazione di Thalberg, difficile ma forse non è più difficile. Thalberg era innanzitutto conosciuto per una specialità, tutti i pianisti in quell'epoca avevano le specialità, solo lui non aveva la specialità. Chopin era conosciuto per le raffinatezze di sonorità, queste lunghe melodie sognanti con sonorità molto fumose. Thalberg era conosciuto per il tema nel letto, cioè suonare con tre mani, due mani attive col tema nel letto. Questa è la sua, anzi, faceva spesso con arpeggi, così tanto che nella fine della carriera cominciavano a chiamarlo per arpeggio. Terz era conosciuto per Je Perlet e niente altro. Pixis conosciuto per le ottave. Ottave leggere, possibile solo sul pianoforte dell'epoca, di oggi sono quasi impossibili. Qui avremo poco, la versione di Thalberg avrà poco della specialità di Thalberg. (Susurra)
l'abbiamo un po', sono la penultima riga. Che vediamo che il tema è nel centro. È certamente una versione molto difficile, però non la più difficile. È solo due pagine e poi finito con tal, nonostante il nome. Questa seconda variazione è di Liszt, non una variazione brillante, perché siccome l'introduzione brillante, coda brillante, i passaggi di transizione sono tutti di Liszt, non ha bisogno di una variazione brillante. Invece è sempre una variazione dove lui cambia molto l'armonia, crea come il suo originale. Anche se vado l'ultima riga, l'ultima battuta della penultima riga. Crea tutta un'atmosfera di aria patetica, insomma, che è molto. Ok, andiamo. Ah, qui c'è la variazione di Pixies. E questa è la versione più terribile. Sarebbe un motivo per non suonare il pezzo. Anche perché, a parte che è molto difficile, è fatto mentre Liszt già immaginava un pianoforte quasi moderno, con il nostro peso. Liszt, questo è scritto per un pianoforte molto, assai più leggero del nostro. E quindi sarebbe, non avrebbe la grande sonorità orchestrale, eccetera, però sarebbe molto più facile per suonare. Almeno per questo tipo di tecnica. Non posso suonarlo da senza essere un po' dentro. Ancora una volta, scusate. Passaggi molto, che non è un pianismo del pianoforte di oggi, ovviamente bisogna suonarlo molto più lento, ma non è così che lui lo concepiva, concepivano tutti nello stesso tempo, però fa molto effetto, però è tutto pianistico, l'interesse è strettamente pianistico, c'è pochissimo interesse proprio musicale in sé. Poi abbiamo la variazione di Herz, famoso per Je per lei. Molto, molto elegante, proprio suo pianismo. Poi abbiamo Cerny, questo è difficile però ben scritto, a differenza di Pixies. Questo è molto, molto brillante, molto difficile, però fa molto effetto anche, devo dire. Poi, credo che passiamo direttamente a quello di Chopin. C'è una lunga transizione di Liszt, poi abbiamo l'ultima variazione, che è quella di Chopin. Fatto direttamente alla quarta riga, questo mi sembra Chopin.
certe come sonorità mi sembra molto sofignano. Ma è triste. No, e questo è il problema, che potessero invogliare perché Chopin lo sapeva. Se lì l'ha scritto, l'ha fatto che Chopin lo conosceva e glielo permetteva di fare, insomma, questo che mi sembra... No, bisogna considerare come Chopin. So, Chopin fece pubblicare così, molto famoso, è stato pagato, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo, questo è importante anche, dobbiamo considerare che è di Chopin. E poi abbiamo tutta la cosa, credo che dalla cosa ho preso qualcosa. Sì, un elemento interessante è che lì ogni tanto in questo testo dà delle indicazioni per una parte orchestrale, che non esiste, cioè nessuno ha mai trovato una vera e propria partitura per orchestra, ma questo ancora un po' una traccia di quel passato che diceva che per essere veramente un pezzo da concerto ci voleva l'orchestra. E quindi ci sono due o tre punti, anche qui c'è un passaggio che non si suona se il pianoforte da solo. Quindi elementi che devono essere, o dice violoncelli contrabbassi, o toni, o qualcosa del genere, dice. E poi fa quello che fanno nel musical americani, fanno quello che noi chiamiamo la revue des thèmes, che tutti i temi, non tutti perché non osa fare così con Chopin, ma i temi degli altri compositori vengono ripresi in miniatura e poi elaborati da Liszt. Per esempio comincia con quello di... quello è quello di Thalberg, che poi passiamo al prossimo, avremo Herz. Poi voglio vedere, la terza riga, questo si sa perché c'è una lettera di Liszt che lo dice, Liszt qui imita Thalberg, cioè il melodia nel centro, non lo fa Thalberg stesso, quindi Liszt lo fa per lui, che trovo anche simpatico. Tutto questo è proprio la tecnica di Thalberg, di fare le due mani col tema del mezzo, che sentirete domani, che fa molto effetto e poi un po' un omaggio al grande rivale, o a piccolo rivale. È l'ultimo? Credo di sì. Sì, è l'ultimo di Hexameron. Ok, solo voglio dire che tutti i finali di Hexameron è il lecus ultra nell'empatico, cioè è il finale popolare, empatico, volgare possibile. Questo per, anche per mettere che paragone con altre cose. Perché lì, allo stesso tempo, Patrick Dixanon scrisse anche queste nuove Soirée de Vienne, che sono non empatiche, cioè non sono, sì, qualche volta ci sono passaggi da virtuoso, però qui sono evocazioni, utilizzando come base questi danze di Schubert, evoca con nostalgia già Vienna, un po' anticipando Johann Strauss, anticipando innanzitutto Rosenthal, diciamo, una Vienna che, cioè, Liszt che passava tutti gli anni della gioventù a Vienna. Tema molto insistente, melanconico. Molto, io ho cercato per tanto tempo di trovare l'originale di Schubert di questo. Esiste, cioè ci sono, però è molto, è après con Schubert, però con grande fantasia. Andiamo. Quanto cosa ho preso? Sì, quest'altro. Sì, come poi lui tipicamente sfrutta, se comincio già la seconda riga. Sì.
fantastico, è molto Vienna, molto difficile riconoscere, proprio Schubert forse, ma io, a me piace. Ecco, questo sono il numero 1 e numero 4 delle storie di Vienna, non, i più famosi sono 3 e 6, ma questo comincia con una citazione che non è di Schubert. Beethoven, la sonata 31, numero 3, comincia questa maniera strana, spiritoso, diciamo. Trovo il legame, che è già importantissimo, tra Schubert e Mahler, molto chiaro. Questo mi fa subito pensare a Fararaia, Fararaia. Sarà la mia immaginazione, ma per me è molto, molto evidente. Cosa abbiamo? Ah sì, qui poi, questo è direttamente di Schubert, però anche il linguaggio armonico che... Tutto molto semplice. Tutto questo, come evocare questo mondo. Poi invece in questo, a differenza della prima, c'è un episodio più virtuosistico. Così molto un po' una fantasia, però sempre con non è mai enfatico, pesante come Hexameron, per esempio, o come è finito? È tutto, ok. Passiamo ora invece direttamente a Mahler, perché mi piaceva moltissimo questo legame. Devo dire che questa trascrizione di Ignaz Friedman, uno dei grandi pianisti della prima parte del Novecento, del menuetto della Terza Sinfonia, per me è stata una grandissima scoperta. Noi pianisti, o io almeno pianista, sono terribilmente goloso. Che voglio, anche se abbiamo già il repertorio più vasto, che nessuno strumento può essere un rivale al repertorio proprio inesauribile del pianoforte, una delle cose per me è sempre stata una grande delusione che Mahler, che io adoro, non ha scritto niente per pianoforte, solo un quartetto con pianoforte che ha scritto da ragazzo. E quando scoprì questo completamente per caso, cercavo altre cose, aspettavo fuori, ho trovato questa trascrizione. L'occasione di questa trascrizione è anche curiosa, che 2 anni dopo la morte di Mahler, Universal Edition, che è l'editore di Mahler, volle dedicargli quello che si chiama Festschrift, una commemorazione della vita, con articoli, con interviste, con foto di certi oggetti, e poi un giovane pianista, come nome Ignaz Friedman, che era stato studente a Vienna all'epoca, della creazione anche di questa sinfonia, 1895, aveva offerto questa trascrizione, che fu pubblicata proprio nell'ambito di questa edizione commemorativa e poi sparita. È stata ristampata nel 2000. E io sono convinto di essere l'unico pianista al mondo, cioè di essere stato il primo pianista a suonarlo, perché l'ho suonato subito. Ora, nel frattempo, qualcun altro, siccome, probabilmente da tutti i miei tutte le mie esecuzioni, credo che in YouTube, chi di voi non ha ascoltato YouTube, quella più che è girata il mondo è di questo pezzo, perché non esiste di altri pianisti. Com'è? Questo? Va bene. E ora lo suonerò a Pisa.
te l'ho suonato prima, Luca. Quello che si, non voglio suonare molto, ma quello che si nota, due cose che vorrei segnalare. Uno è il pianismo di Friedman. Siamo completamente in un altro mondo. Anche lui è un grande virtuoso. Però evita completamente tutto il virtuosismo spettacolare. Quello che ormai, parliamo dei primi anni del 1900, 1913 questo, un'altra generazione di grandi pianisti, un'altra grande comunità di pianisti, tutti che si conoscevano. Ma quello di fare milioni di ottave come i Pixies o Liszt, tutta la grande bravura, sembrava ormai molto volgare e vieux jeu. No, volevano fare grandi raffinatezze con giochi di tecniche molto complicate, strane, per fare tanti effetti. E molto creativo, un pianismo molto particolare, basato anche su le possibilità di tante voci, tante cose, tante complicazioni polifoniche, tante sfumature sonore, è un pianismo molto molto fine, molto difficile ma non per niente spettacolare, e che si adatta benissimo a questo mondo di Mahler, alla volta quasi molto sentimentale, molto nostalgico, però con questo pizzico di ironia che lo salva. Sarebbe intollerabile nel quello che noi chiamiamo lo schmaltz, cioè, ne ho parlato già di schmaltz con voi, che è grasso di oca, cioè troppo succoso, troppo saccarina, però c'è sempre anche questo piccolo elemento di ironia che lo salva, che per questo, chi adora Mahler come me trova questo equilibrio giusto, chi non lo ama trova che è troppo zuccherato e troppo dolce, questo ovviamente è questione di punto di vista. Che altro passaggio devo? Sì, comincerò sì, già allo stesso tempo. La battuta prima, cioè la terza riga, la battuta prima di stesso tempo. Per fare un passaggio di grande virtuosismo, un virtuosismo molto particolare. È tutto, guarda che ho 4 contro 5 in test, quindi sono 3 contro 4 contro 5 per creare questa confusione, per imitare, ovviamente fare male, questa orchestrazione così raffinata, così complicata, sul pianoforte è impossibile, non puoi farlo in termini letterali, quindi lo fa con suggestioni molto particolari, che, secondo me anche molto, molto riusciti. Cos'altro? Prossimo? Sì, ma è solo lì, no? Ci sono. Sì, questo è un altro esempio in un passaggio piuttosto virtuosistico. È tutto, fuori contesto sembra molto confuso, ma nel contesto è molto, perché passa tutto con le immagini molto effemere. Sì, questo invece è, l'ho scelto meno per Friedman e più per Mahler, che tutto sommato è semplicemente questo gioco tra l'ironico e il sentimentale, anche posso cominciare il capopagine. Tutto, poi tutto il finale del testo, che non, so che non l'ho citato dagli esempi, ma finisce anche, suonerò, anche non c'è l'esempio, come è molto superato, però dice che deve essere assolutamente rigorosamente senza ritardando alla fine, quindi dopo una serie di modulazione che non si può più dolce. Thank you.
Finito. Quindi c'è questo misto tra il quasi il sì, che per me è meraviglioso. Dunque, per finire il concerto, questa idea viene del maestro in Contrera, che è un'idea geniale, anche se mi sento un po' fuori acqua, che lui ha detto, perché non prendiamo un altro momento nella musica, quando c'era una comunità di pianisti che conoscevano, c'è l'arte di trascrizione, di compositori che non hanno mai scritto niente di originale, che non suonavano mai composizioni che non fossero loro, però loro versioni di altre cose, e un mondo di grandi specialità della casa, grandi tecnica molto personale, e quindi il mondo dello jazz e dei grandi pianisti di jazz, e che abbiamo scelto Arcatum semplicemente perché ci sono più trascrizioni pubblicate. Devo dire che in un certo senso mi sento quasi mortificato di presentarvi queste cose per due motivi. Prima, perché io non sono un pianista di jazz, che farò del mio meglio e fa parte della mia cultura, in un certo senso. Mio babbo, che adorava Arcatum e Oscar Peterson e tutto quel mondo, che l'ho sentito da ragazzo, ma è un'altra tecnica e un altro mondo. E però c'è un altro problema, e che è un problema che tutti che suonano queste cose, che Arcatum era un pianista cieco, però che studiava musica in modo molto serio con Braille, che conosceva la musica, però che come anche atteggiamento stilistico, tutto quello che suonava era improvvisazione, non suonava mai due volte nello stesso modo, e sempre con grandi raffinatezze, piccoli cambiamenti, variazioni, eccetera, eccetera, che una versione come queste cose sono veramente delle vere immagini, riflessi, come un po' una cartolina di un quadro. Insomma, che vediamo un po' da lontano l'immagine dello stile, ma anche lui aveva tutto questo suo pubblico molto simile, tutto sommato, tra lui e il mondo di Thalberg o anche di Liszt all'inizio, c'è molto in comune, o anche quello non di cominciare, ovviamente per gli americani un tema come Endless Heaven è una cosa come per voi suoni la tromba intrepida, che tutti lo conoscono, e poi all'inizio non si sente solo una suggestione. C'è una prossima pagina? Perché solo qui, non so se sì, qui comincia il tema. La seconda battuta, se abbiamo... Però è già, sì, tutti che conoscono Endless Heaven riconoscono subito il tema, però è già tutto cambiato. Prima non posso, non ho tempo di entrare nei come lui ha modificato tutto, innanzitutto armonicamente sostituendo, lui e nel jazz hanno capito che per fare è molto, in certo senso, banale e prevedibile, perché si capisce il movimento, allora si può fare la stessa cosa facendo in un contesto quello che fa lì lui. Per esempio, poteva, cioè armonicamente doveva essere l'originale è così, e lui fa invece, perché nel contesto si capisce, l'orecchio capisce, però questo è molto più colorito. Questo, quindi quello di sostituire le armonie. L'altra cosa, e questo volevo proprio marcare, segnalarvi, che è il contrario del mondo di Hexameter, dove lì tutto basato sull'enfasi, queste ottave, tutto molto forte, poi tutte le cadenze, chiusure armoniche fortissime, lui evita ogni enfasi. È uno stile molto raffinato, se vogliamo, è molto basato su quello che in inglese si dice understatement, non so come tradurre, understatement. Non si traduce, sì, ma non... Sì, sì. Cioè,
Sì, sottotono, proprio di tutto, anzi, quello di non mettere mai niente su ritmo forte, ma sempre spostato, per dare questo senso che fa parte di swing, quello che loro chiamano swing, è proprio quello, l'understatement del sottointesa. Vediamo un po' quanti altri ho preso di questo. Sì, l'altro che ho preso è forse da voi più conosciuto, The Man I Love, perché Gershwin, è stranamente, è forse più difficile, non è... le grandi trascrizioni di Arcasem sono troppo difficili per me, cioè troppo fuori dal mio mondo. Però anch'io adoro Gershwin. Gershwin ovviamente è già un ponte di transizione tra il mondo dello jazz e il mondo della musica classica. Qui... Ovviamente, che ancora, qui comincia quasi col tema, anche se non è completo ancora, ma andiamo, questo credo che sia il vero tema. No, questo è semplicemente per far vedere come vengono trascritte un po' le sue volate pianistiche. Posso cominciare già all'inizio? Da tutto inconcluso. C'è un altro? O c'è finito? Uno? Ah sì, questo è un po' emblematico, perché insolitamente per lui è enfatico, cioè lui ha tutto il tema così un po' grandioso, e per finirlo, che comincio questa ultima pagina, è... Allora, siamo pam, pam, vero? Tutto, no, fa... Quindi è tutto... Adoro però fare... Per la conclusione. È molto geniale e molto caratteristico, che è vero che questo per me è una musica che vedo da fuori, posso ammirarla, anche amarla, non è proprio mia, ma vediamo come viene fuori domani sera. Grazie. Grazie. La persona che mi fa sempre la prima domanda non c'è, quindi, o almeno non la vedo, la corale non c'è, vero? Quindi qualcuno dovrà fare, voi sapete quanto mi fa piacere, mi fanno piacere le domande, ma è sempre il problema di rompere il ghiaccio, nessuno vuole essere primo, quindi, start. Sulle trascrizioni di Liszt, lui ha trascritto tutte e 9 le sinfonie di Beethoven per pianoforte a 2 mani e poi anche per pianoforte a 4 mani. Giusto. Come mai pensava di suonare insieme a qualcuno lui o di convincere più pianisti a suonare Beethoven? Secondo me queste trascrizioni di composizioni come le sinfonie, anche i quartetti di Beethoven, anche più di 200 trascrizioni di Lieder, di cui 60 di Schubert e tanti di Schumann e di altri compositori, non sono trascrizioni con lo scopo di auto proiezioni della carriera, ma sono con lo scopo di far conoscere la musica in un'epoca, come dicevo, che il pianoforte era diventato un elemento universale,
nel mondo musicale, che tutti dovevano avere un pianoforte, dovevano suonare un po', era un modo di far conoscere le sonate di Beethoven, anche se io credo che pochi pianisti siano o fossero siano tuttora in grado di suonare le trascrizioni a due mani delle sinfonie, che sono molto molto difficili, innanzitutto la nona, che è abbastanza tremenda, però almeno di stare lì, suonare un pochettino, dare un'idea, così, perché come dicono i francesi bisogna, il faut mettre la mano nella pasta, bisogna mettere la mano nella pasta, così che diventa più immediato, e in un certo senso, quello innanzitutto il quattro mani, è un modo forse molto più giusto e più più vivace, più vivo, di conoscere questo repertorio. Io da ragazzo suonavo le sinfonie di Haydn, di Mozart, di Beethoven, di Schumann, di Schubert, di Brahms, persino di Mahler, le trascrizioni di Schoenberg, di Weber, di Zimnitsky, le sinfonie di Mahler, a quattro mani. Non è roba da concerto, però era fantastico per noi di conoscere, noi eravamo tutti molto entusiasti, tutti sai che ripetevamo i passaggi che ci piacevano, è un modo fantastico, molto meglio che non mettere il disco mentre fai i compiti di scuola o chi sta guidando o altro, è più immediato. E quello è, Liszt è il primo di cominciare proprio questo, di trascrivere come fine, come modo di far conoscere la musica. Però sono trascrizioni molto diverse, lui non aveva nessuna voglia di far conoscere suoni, la tromba intrepida, che tutti conoscevano già, anzi lui vuole sfruttare suoni della tromba intrepida. Le trascrizioni operistiche di Liszt, a parte quello di Wagner, quello anche faceva in parte, praticamente ci sono tre motivi per Liszt di fare le trascrizioni. Si può dividere in tre categorie, anche se ci sono ovviamente momenti quando si sono intralacciate. Ci sono quelli di bravura, per sfruttare la popolarità, la conoscenza universale di un testo. Ci sono quelli per far conoscere il repertorio, tipo le sonate di Beethoven. E poi ci sono quelli dove lui vuol dimostrare la fantasia, dove è ispirato da elementi della musica esistente per fare una cosa nuova sua. Ci sono molte anche di questo tipo, anche certi di Verdi, Aida, Simon Boccanegra, ovviamente, che sono proprio delle fantasie. Le Soirée di Vienne, ecco, un esempio perfetto. Sì, sono basati su Schubert, ma veramente quello che lui può fare è evocare in modo suo questo mondo vienese. Quindi ci sono molti tipi di trascrizioni. Prego, un altro? Ah, una volta voi avevate tante cose da dirmi, ora si vede che ci siamo esausti, che non c'è. Bene, grazie, sì. Sì, no, anzi, mi fai favore. Mi è acceso? No. No, ecco. Sì, ti chiedevo su questi pezzi di Artatum, no? Che la caratteristica, mi dicevi, è quella di evitare poi le risoluzioni e le armonie così come ce le aspettiamo, no? Dopo più di un secolo, non è più un secolo, quasi due, non è una rivincita di Schubert su Beethoven, in un certo senso? Sì, è in un certo senso sì, che anche Schubert evita le situazioni, non sempre, ma spesso evita un elemento caratteristico di Schubert, è di evitare le soluzioni molto enfatiche, le risoluzioni troppo care, troppo normali, e trovare delle soluzioni inaspettate e più meno enfatiche innanzitutto, in un certo senso sì. Difatti, quello che trovo molto interessante nel mondo di jazz è quanti elementi ci sono senza cui esistenza non sarebbe stato possibile il jazz, anche se i compositori stessi, cioè, non conoscevano, perché sono cose che sono arrivate a loro indirettamente. Per esempio il linguaggio armonico di Debussy. È un telefono o qualcuno che grida alleluia perché è finito la conferenza interminabile? E questo per esempio sono delle soluzioni armoniche molto enfatiche.
Ma io anch'io vedo molto di Schubert, anche molto Debussy. Schubert sono due compositori, anche Ives e Mahler, che vedono il jazz. Ives è già più evidente, perché essendo americano ci sono certe radici in comune. Ma quello che, a parte anche quello di evitare le soluzioni armoniche troppo evidenti, quello che trovo molto vicino a Schubert è forse tra tutti i grandi compositori, magari con Mahler, quello che più, anche quando non lo fa apposta, quando non c'è il desiderio dichiarato di esprimerlo, manifesta il genus loci, Vienna, quel suo mondo, quella sua cultura, quel suo luogo. Ogni strada di Vienna respira la musica di Schubert, e non in un modo artificiale, non come le strade di Vienna, che sono un'evocazione desiderata, ma come semplicemente, esattamente la stessa cosa, Arkham è New York, è America, è New York, proprio, non solo America, ma quell'America un po' trasfigurata e direbbero anche sciupata, se vogliamo, da questo spirito della grande mela, che la chiamavano la grande mela loro, insomma, questo tipo. Quindi questo senso di avere un'identità molto, molto particolare su un genus loci. E difatti, prima qualcuno mi domandava su un grande pianista di jazz italiano, o francese, quello è francese, nonostante il nome italiano, è che l'unico problema è che questo tipo di jazz è talmente un'espressione di un ruolo, non solo di uno stile, che diventa difficile, come se un compositore francese si fosse messo a scrivere le valse viennesi, un po'. Che forse magari sono anche belli, sono bravi, però c'è qualcosa che qualche volta manca. Basta? Allora spero di vedervi domani, dopodomani. Dopodomani sarà molto diverso, più diverso tra Hexameron e Harmonie Poétique Religieuse, veramente credo che siamo agli estremi. Grazie.